progetto questo che non è legato solo allo spettacolo, è legato a una serie di attività che vengono svolte sul territorio romano ed è un'esperienza unica veramente nel suo genere, perché significa fare teatro con ragazzi con diverse disabilità e quindi creare integrazione. Io vedo dei colleghi tali quali a me, pur mantenendo la loro diversità, pur mantenendo le loro peculiarità, le loro specificità, ma mi sembra che all'interno di questo spettacolo ci sia un po' un superamento di quella dimensione abilista che invece permea ancora tantissimo tutta la nostra vita fuori da qua. C'è un grande senso di gruppo e forse questa è la cosa più preziosa e anche la cosa che più si percepisce per chi guarda gli spettacoli. Cioè c'è una coesione, una sintonia fortissima. È stato sempre il mio sogno quello di diventare attore e di esibirmi anche davanti al pubblico. Imitavo sempre i personaggi dei film e ora sono qui che voglio proprio appunto vedermi recitare davanti al pubblico. Il telo viene sulla scena e tutti insieme immergiamo il protagonista Pirandello insieme alla sua maschera sotto tutta la scenografia e questo è bellissimo perché anche lo spettacolo inizia con tutti noi che siamo che entriamo in scena e siamo solo delle voci e poi il telo viene scoperto e si vede all'interno tutti noi, Pirandello, noi del Gabrielli, alla fine siamo sempre alla ricerca di qualcosa di gruppo. Io che ho inventato la filosofia dello. Io e Edoardo ogni volta che ci vediamo dobbiamo salutarci così e soprattutto prima di andare in scena, sempre dietro le quinte, noi dobbiamo. Boh!